Un Pegaso d'oro straordinario per lo sport alla manifestazione Corri la Vita lo ha consegnato stamani il presidente della regione al presidente dell'omonima associazione Onlus, Bona Frescobaldi. Tra le motivazioni che hanno portato all'assegnazione del prestigioso riconoscimento, l'aver compiuto 20 anni di attività, all'insegna della diffusione di valori come benessere, salute e solidarietà, ma anche per essere una delle più importanti iniziative a livello nazionale, che coniugano sport e solidarietà, e aver attivato, grazie agli oltre 7 milioni di euro raccolti, progetti di aiuto a più di 500.000 donne colpite da tumore al seno. Gianni, mi fa piacere che sia lui a darci questo riconoscimento, perché è stato proprio un po' l'angelo custode. Come sarà quest'anno, quindi? Quest'anno si spera che sia di nuovo, anzi, che vada ancora meglio. Certo, eravamo tanti, abbiamo venduto 2 anni fa 37.400 biglietti. La consegna del premio è stata anche l'occasione per lanciare l'inizio della distribuzione delle magliette da domani, che saranno verde fluorescente. Queste magliette poi sono belline, quest'anno anche un amore, sì, bandierina con 20, sì, sono 20 anni. La manifestazione si terrà a Firenze domenica 2 ottobre. Quindi le donne e gli uomini di Corri la Vita rappresentano un volto eccellente e bello della nostra Toscana. Ha coinvolto la società fiorentina, prima, oggi toscana, in una corsa che non è una corsa, ma è un modo, passeggiando, pagando il proprio contributo, offrendo, ciò che si ritiene per gli scopi benefici della prevenzione del tumore al seno, qualcosa che è unico a livello non solo italiano, ma a livello internazionale.